questi incontri sono propedeutici prima dell'avvio di alcune attività amministrative che già abbiamo iniziato. Vogliamo sentire, ascoltare quali sono le necessità. Erano in tanti amministratori locali, operatori del comparto turistico, albergatori, balneari, tour operator e politici alla conferenza sul turismo dell'Alto Tirreno Cosentino che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 2 luglio presso la sala convegni del Santa Caterina Village di Scalea. Manifestazione fortemente voluta dal Consorzio Ecotour e dal suo presidente Giancarlo Formica, che segue quello tenutosi a fine aprile a Tropea. Dopo i saluti del sindaco di Scalea Gennaro Licursi, sono intervenuti i dirigenti generali dei dipartimenti Turismo e Infrastrutture e Lavori Pubblici Pasquale Anastasi e Domenico Pallaria, che hanno illustrato in modo chiaro i programmi e le opportunità alle quali si potrà accedere con la nuova programmazione regionale. Sono seguiti una serie di interventi nel corso del quale sono state espresse opinioni positive, ma anche le diverse criticità del territorio, come quelle relative alla mobilità. Sono stati inoltre illustrati diversi progetti, come la conversione dell'aviosuperficie di Scalea in aeroporto di terza categoria, che potrebbe diventare snodo centrale di un percorso di sviluppo turistico nuovo e orientato a mercati globalizzati, o il recente accordo con Trenitalia per l'iniziativa Welcome to Riviera dei Cedri. Oggi abbiamo presentato quelli che sono stati i nostri progetti, Welcome to Riviera dei Cedri, una Scalea, una Riviera dei Cedri accessibile, la possibilità di arrivare col treno alla stazione di Scalea e quindi Scalea essere inserita nelle 250 stazioni del comparto delle sale blu. Quindi insomma dei grandi obiettivi. Indubbiamente questo è solo il primo punto di partenza. Noi adesso stiamo già lavorando sulla programmazione 2017 per poter stabilire delle relazioni e delle sinergie che la Regione dovrà sicuramente accompagnarci a portare a termine. I lavori sono stati conclusi dal Presidente della Regione Mario Oliverio, che ha molto apprezzato questa iniziativa, che ha come scopo quello di acquisire un metodo di lavoro comune finalizzato a far crescere una forte sinergia tra i diversi attori che operano in questo settore e ad affermare un atteggiamento nuovo nel rapporto tra territori, attività economiche, istituzioni ed enti locali. La presenza del Presidente della Giunta regionale già la dice lunga su quella che è stata l'iniziativa, un'iniziativa importantissima che ha visto coinvolto oltre agli operatori del turismo anche i sindaci del comprensorio, quindi si è incominciato a parlare di un progetto unico di sviluppo del territorio denominato Riviera dei Cedri, quindi questo nome già incomincia a prendere piede, significa che si sta lavorando insieme e si stanno raggiungendo ottimi risultati. Il Presidente e i funzionari, le persone preposte sia al turismo che ai lavori pubblici hanno spiegato bene quali sono le opportunità che la Regione mette in campo, il Presidente ha sottolineato il suo impegno, non possiamo che stare tranquilli perché sicuramente lo sviluppo di questa zona ci sarà. Per Oliverio la Calabria ha un patrimonio inestimabile, invidiato da tanti, che deve essere assolutamente messo a frutto, costruendo una nuova cultura della rete e della cooperazione che metta definitivamente da parte improvvisazione, superficialità ed individualismo. Noi stiamo facendo un giro per i comprensori della Calabria per ascoltare gli operatori turistici, gli amministratori e gli amministratori locali, perché con la operatività dei programmi della programmazione comunitaria chiaramente noi intendiamo definire mettere a punto una strategia nei comprensori rispondente a quelli che sono gli obiettivi della programmazione comunitaria che abbiamo definito per una efficace utilizzazione delle risorse. E la nostra è una regione che ha grandi potenzialità e vocazionalità turistiche, noi dobbiamo coglierle pienamente e in questo senso la utilizzazione intelligente delle risorse a sostegno delle imprese, a sostegno del territorio per la realizzazione di una rete di servizi qualificata, per qualificare e rafforzare la rete dei servizi è di fondamentale importanza, quindi la dimensione comprensoriale è una dimensione dalla quale noi vogliamo partire
e quindi l'ascolto dei territori, degli operatori, degli amministratori locali, dei cittadini è di fondamentale importanza, perché in questi incontri vengono evidenziate esperienze positive di costruzione di rete tra diversi soggetti che operano sui territori, che sono di grande interesse e naturalmente devono trovare spazio, ascolto e sostegno da parte della Regione. Ha voluto ascoltare uno per uno tutti gli oratori e anche il pubblico. Ma li ho ascoltati perché è giusto che questi incontri non siano una finzione, questi incontri servano per fare esprimere i territori, i bisogni dei territori e soprattutto le esperienze, perché esperienze a confronto ci consentono di mettere a punto le risposte, le strategie più efficaci per aiutare appunto i segni positivi che sono e ci sono e sono importanti sul nostro territorio a consolidarsi, ad affermarsi, a svilupparsi. In questa parte della Calabria, l'Alto Tirreno Cosentino, ci sono esperienze positive, importanti nel settore turistico alberghiero, nella costruzione della rete dei servizi, che devono essere aiutate a consolidarsi, ma possono essere anche punto di riferimento per altri comprensori della nostra regione. Noi dobbiamo costruire una visione unitaria della nostra regione, quindi fare esprimere le specificità dei territori, metterle in rete per rendere ancora più efficace la strategia di qualificazione del nostro territorio, di attrattività del nostro territorio, perché sul turismo noi vogliamo e dobbiamo puntare.